Signore e signori, benvenuti a mezzanotte. Si è fatto tardi oggi. Comunque, volevamo salutarvi, no? Volevamo salutarvi, volevamo darvi il benvenuto qui al borgo di Santa Maria della Tomba. Volevo ricordarvi che il borgo vincitore della giostra 2014, e vorrei fare un applauso a tutto lo staff e a tutti i ragazzi che collaborano qui dietro le quinte. Uno speciale applauso invece va ai ragazzi spagnoli, alla delegazione spagnola, ai nostri amici. Viva in Spagna! Adesso loro ci faranno uno spettacolo, quindi anche voi lì nei tavoli che sono lontano, se volete avvicinarvi per gustarvi lo spettacolo dei nostri amici spagnoli. E poi ci sarà, tu come ti chiami, scusa? Roberto, che ci tradurrà quello che dicono loro, e sarà uno spettacolo molto bello da vedere, quindi avvicinatevi e buona visione. Se sta gravando ancora. Buongiorno a tutti, buonas noches. Deciros un amigo de Sonoro Franco y a todo el barrio por el acogimiento que habéis tenido con nosotros. Somos la Asociación Nacional de Caballeros y Damas de la Orden Calatrava. Y además de lo que es normalmente los combates que sabéis ver o habéis visto ahí en la diestra, también tenemos un tema cultural. Nosotros somos una asociación de reconstrucción histórica y nos dedicamos en sí a utilizar el armamento real con las técnicas reales, y eso es lo que enseñamos normalmente. Allora, buonasera a tutti quanti, volevo salutare tutti i partecipanti qui in piazza, un saluto specialmente a Franco il capitano, e niente, loro praticamente stanno esibendo uno spettacolo, fanno parte dell'ordine di Calatrava, che è un'antica ordine militare cristiana. E volevano far vedere cosa sono i combattimenti, perché sono in maniera reale e fatti a momento, insomma, sono antichi combattimenti e volevano spiegare a tutti quanti, insomma, le loro mosse e tutto quanto. Cosas primeras que tenemos que ver es que, como veis, yo llevo la cruz de Calatrava, que también es referente aquí en Italia, que es la Virgen de los Mártires, lo tenéis en Roma, y veis que él lleva la cruz de Santiago. Normalmente Calatrava y Santiago han estado combatiendo juntos durante 800 años y son las dos órdenes militares españolas más importantes que luego, a partir de ahí, empezaron a salir otras órdenes militares. Allora, ovviamente vi voleva far notare che gli abbigliamenti sono molto diversi, perché lui porta un tipo di croce e lui ne porta un altro tipo. Praticamente lui farebbe parte dell'ordine della Vergine dei Martiri, che insieme a quelli di Santiago sono due ordini, diciamo, militari che si sono aggiunti per combattere per più di 200-300 anni contro 800 anni addirittura, ecco, scusate, sa l'emozione ci sta. Per più di 800 anni hanno combattuto contro i musulmani che intendevano occupare la Spagna. Con la voce. Buonanotte a tutti. Bravissimo! Como muy bien ha dicho Eloy, tenemos un componente cultural muy importante. No solo es saber cómo se maneja la espada, sino toda la historia que lleva la espada. Y lo que vamos a hacer aquí ahora, vamos a quitar los tópicos que hemos visto todos en las películas para poder explicar realmente cómo se combatía de verdad.
Si no, os habéis visto la diostra, eso es más bien teatro, porque no nos queremos hacer daño. Pero sabemos, a través de estudios y libros, cómo se combatía realmente. Y quiero aprovechar que estamos en Italia para explicar que se conserva tres grandes maestros de esta arma. David. Uno es español, pero el libro no existe. El otro es alemán. Y luego hay un italiano muy famoso que es Fiore de Libero, que fue el primero que escribió un manual sobre esta espada. Mi stava dicendo, allora praticamente quello che interessa a loro è spiegarvi esattamente come fanno realmente i combattimenti, che non è tutto quello che vedete nei film, perché ci sono trame o come avete visto oggi in piazza, insomma, perché quello che non vogliono loro è farsi male, quindi sanno come colpire e come, insomma, fare i loro spettacoli. E mi stava dicendo che quello che i più importanti tre maestri della spada, che è quello che vi vuole insegnare a come maneggiare la spada, sono stati tre nella storia. Diciamo, c'è uno spagnolo di cui purtroppo non ci sono più i testi e i libri e se ne conosce poco, ben poco. Poi c'è un tedesco e c'è l'italiano Fiori di Rivelli? Riveri, che purtroppo non conosco, signorante. E adesso, insomma, vi mostreranno le loro battaglie. Bravo, bravo, bravo! Lo primero que hay que entender es que es una espada de esgrima. Y hay dos características importantes de una espada de esgrima. Una, que está equilibrada, y dos, que es flexible. Estaba diciendo que para entender que es una espada de verdad, las espadas tienen que tener dos cosas importantes. Una, que está equilibrada, y otra, que es flexible. La cosa più importante per maneggiare una spada è che una spada ovviamente deve essere equilibrata, nel senso, ecco, questo lo sta facendo vedere. Sì, sì, equilibrata, me l'ha fatto vedere prima. Dirgli all'ultimo sangue, eh. Quella è... Bravo, così, bravo, equilibrata, bravo, bravo. E soprattutto deve essere flessibile. La espada tiene que ser flexible porque si no, cuando recibe un golpe, vibra y absorbe el golpe. Si fuera dura, se rompería. Allora, la spada deve essere flessibile per un semplice motivo, perché nel momento in cui prende un colpo, se, essendo flessibile, riceve il colpo e vibra solamente. Se fosse solamente dura, si spezzerebbe. Y luego, ¿por qué es importante que esté equilibrada? Porque si pesa mucho, tengo que levantarla. Y si pesa demasiado el pomo, no puedo manejarlo. Y obviamente debe ser equilibrada porque en el momento en que tú la prendi, si pesa troppo la base, me viene difícil de manejarla. Estando equilibrada, puedo manejar la espada de esta manera. Estando equilibrada, lui può fare questi movimenti qui. Bueno, eso es otra arma. Luego hay que entender también hay un tópico de las películas. Esta espada solo es del Renacimiento. Solo consiguen hacerla en la época de Leonardo da Vinci. C'è un mito da sfatare, cioè questa spada qui che vedete è una spada di tipo rinascimentale che facevano solo
quando viveva, diciamo, Leonardo da Vinci, in quel periodo lì. Si veis esta espada en una película de caballeros medievales, es que la han hecho los elfos. Se vedete una spada di questo genere nei film, l'hanno fatta gli elfi. Bravo Roberto, sei bravo. Y luego hay que entender una cosa importante de la espada. Lo que es realmente peligroso es la punta, porque 8 centímetros puede causar una herida mortal. Quello che bisogna tenere sott'occhio e sarebbe la punta della spada, perché se con 8 centimetri potresti procurare una ferita mortale. Que lo mate. Esto lo han visto en muchas películas, pero esto es lo que pasaría de verdad. Questo l'avete visto sicuramente in molti film, però questo è quello che succederebbe veramente. Volevo indicare il nome della mia famiglia. È morto. Così sarebbe morta. Sì che no. Cuando en las películas vemos que hacen un golpe, esto es lo que suele pasar. Cuando en los filmes vedete fare quelle mosse, eso es lo que sucede. Por eso hay que tener en cuenta que esta arma era muy, muy peligrosa. Y cuando se combatía, había que tener mucho cuidado con ella. Ovviamente come arma è molto pericolosa e quindi quando si combatteva bisognava fare molta attenzione. Luis, vienes? Ok, ponte il casco. Sta qui, sta qui. Tuyo? Sì. Sí. Non entra. Sabes che non puoi essere. Eh? Lo pago io. Ok, dai. Cuídate la gafa, Miren, ¿vale? Sì. Espera, che te vas a quedar. Ahora imaginemos que lleva una armadura completa, ¿vale? ¿Cómo lucharía? ¿Qué? A ver. ¿Cuál es el problema de que lleve una armadura completa? Que es totalmente invulnerable al tajo y al golpe. Invulnerabile. Allora, immaginiamo adesso come se lui avesse un'armatura completa. Cosa succederebbe? Che ovviamente sarebbe vulnerabile a tutti i colpi. Come luchaban los caballeros che llevaban armadura completa con la spada? A me sorprende. Come luchaban los caballeros que llevaban una armadura completa y querían luchar con la espada porque había armas mejores? Luchaban a mesa espada. Allora, adesso vi fanno vedere esattamente come combattevano in quelle circostanze, perché avendo comunque l'armatura completa veniva davvero difficile rendere, cioè, mortali colpi, quindi ecco. Questa è una mossa, si chiama mesa spada, detto proprio così. E ahí buscaría los huecos de la armadura. Los huecos de la armadura están donde se dobla, que son la mano, el codo, sí, el cómito. Las joyas de la
la corona y la parte de atrás de la pierna. Ovviamente con queste mosse dovrebbero prendere i colpi più vulnerabili del corpo. Sarebbero la mano antes, le mani, il gomito, sotto le ascelle ovviamente, e le spalle, e ovviamente i gemelli di famiglia. E ovviamente anche il polpaccio, perché diciamo che la maggior parte delle volte era sempre un po' più scoperto. Si tiene mucha punteria con il viso. E ovviamente se c'è proprio una grande mira sulla visuale dell'elmo, sarebbe meglio. El arma para conseguir tumbar a un caballero era lo que se llamaba una daga de rodela. Allora, l'arma quella principalmente che poteva uccidere un cavaliere è questa qui che vedete, loro chiamano daga da cavaliero, sarebbe come un pugnale, come potete ben vedere, che sarebbe quello che era l'unico che riusciva a perforare le armature. Ovviamente lo si appoggiava sull'armatura e con un cazzotto, oppure lo si appoggiava al petto e si andava contro il nemico. Hicieron, digamos, un estudio. Según decían que cuando el caballero estaba completamente armado, hacían falta 15 personas. Cuando tiraban al caballero al suelo, si se levantaba y había menos de 7, había que salir corriendo. Allora, c'è uno studio che hanno fatto che con i cavalieri dell'epoca, quando un cavaliere era vestito e tutto quanto, ci volevano come 15 persone per buttarlo dal cavallo. Nel momento in cui però cadeva, ce ne volevano 7 almeno per finirlo. Ora vamos a ver 4 técnicas básicas de mano y media cuando se usaba para los duelos. Cuando se hacían duelos de este tipo, cuando no se llevaba armadura. Allora, adesso vi fanno vedere le tecniche di quando si facevano i duelli senza armature all'epoca. Questa mossa mi stava dicendo che si chiama porta di ferro. Ovviamente la colpisce al gomito, che è una parte, come dicevamo prima, molto vulnerabile. Ovviamente mi stava dicendo che se ti tagliano un dito è un po' difficile combattere. La forma più nobile per vincere un duello era quella di disarmare ovviamente il rivale. Esto solo es una pequeña introducción, hay mucho, mucho más. Yo llevo casi 9 años estudiando el arte de la espada y todavía no lo entiendo del todo, y espero que se hayan llevado una impresión más, porque para bien o para mal, el arte de la espada es nuestro, es europeo.
y fuimos los mejores en su tiempo y merecemos recuperarlo. Muchas gracias. Allora, quello che vi vuole far capire lui è che l'arte della spada non è facile impararla, lui la sta studiando da 9 anni e che comunque non è ancora del tutto bravo ed è una cosa che ci dobbiamo continuare a portare avanti perché chi l'ha portata in alto la spada siamo stati noi europei e quindi dobbiamo continuare così. Allora, volevo ringraziare lei e tutto il gruppo per essere stati con noi, grazie. E, vabbè, mi scuso oggi per non essere uscito in corteo con loro, purtroppo non sono stato molto bene, quindi non ce l'ho fatta andare in corteo con loro, quindi scusati con loro per non essere stati insieme. Ok, ti ringrazio. Quindi vorrei un applauso per loro, salutarli. Ok, va bene. Grazie. Grazie a te. E all'anno prossimo. Perché